centinaio di ragazzi suddivisi in 16 associazioni coinvolte hanno disputato questa mattina la Combattente di Fano, la prima edizione del torneo di bocce intitolato Gara e Sport Senza Confini, evento sportivo dedicato per atleti diversamente abili. Numerose le società e i centri che con i rispettivi portacolori si sono sfidati sui campi della bocciofila fanese. È una gara per questi ragazzi, francamente è una scuola di vita per noi, è molto bella come giornata, come iniziativa, è la prima che si fa a Fano, la Combattente è stata sensibile a questo tipo di attività in collaborazione col patrocinio del Comune di Fano e con la Federazione Italiana Bocce e FISDIR. Tra i vari partecipanti provenienti da tutta la regione Marche si sono distinti gli atleti di punta della Federazione FISDIR, riconosciuti come campioni fanesi. Manuel De Marc, Manuel Anniballi e Massimo Magnanelli sono sicuramente le punte più alte dello sport disabile a livello nazionale. I due Manuel hanno vinto per 4 anni consecutivamente sia nella coppia che nel singolo Manuel De Marc, per cui oggi è una giornata in cui chi vuole iniziare a fare bocce o chi è già campione si incontra, si conosce e sperimenta, e speriamo che ci sia un futuro sempre più importante riguardo questa federazione che ormai da 3 anni ha aperto le possibilità anche per l'agonismo per tutte le disabilità. Il trofeo sportivo che ha visto protagonisti numerosi atleti è stato patrocinato dal CONI, dalla FIB e dal Comune di Fano tramite gli assessorati allo sport e i servizi sociali. Lo sport è un mezzo veramente importante, non solo di riabilitazione ma anche per creare amicizia, creare legami, creare rapporti, e ovviamente questo è un passaggio importante perché fa incontrare tante persone, perché mette a disposizione anche di chi ha più difficoltà, chi ha delle limitazioni, come la Combattente ha fatto oggi il proprio campo di bocce, e noi come servizi sociali e assessorato allo sport, come amministrazione, quindi abbiamo patrocinato e dato il nostro appoggio a questa iniziativa.